Come ti chiami? Sono Marina Cammarata. E di quale istituto sei? Faccio l'alberghiero di Spoleto. Quanti anni hai? 19. E dove sei in questo momento? Oggi sono al Cantico della Natura di Magione. E per quale motivo sei qua? Sono qui perché sono stata coinvolta in questo progetto formativo di 3 giornate con Concetta Demma e insomma tutto lo staff del Cantico della Natura per informarci sul mondo del non convenzionale e degli unconventional guest. E raccontaci un po' questi giorni passati insieme, cosa avete fatto e più che altro cosa ti ha colpito di più? Allora, Concetta ci ha formato su tutto ciò che riguarda gli unconventional guest, quindi chi sono, le loro esigenze e non problemi e quali soluzioni possiamo adottare in campo alberghiero per regalare quell'accoglienza e quella tipica accoglienza italiana. E la cosa che mi ha colpito di più è il nuovo metodo di approccio sia al razionalizzare tutte le procedure, ma anche sul razionalizzare gli obiettivi, come raggiungerli, e anche in base al tempo, quindi la tecnica del goal mapping e anche le video interviste, quindi capire dal commento degli ospiti oppure di altri albergatori come le diverse esigenze vanno trattate e vanno comprese al meglio. E per quanto riguarda quindi le 3 regole d'oro, qualcosa che ti ha colpito di più su una o su tutte e 3 le regole? Cosa ci sai dire? Riguardo magari alla 3ª regola d'oro, quindi la comunicazione, ho sempre pensato che era una cosa importante, ma non mi ero mai resa conto fino a questo punto quanto la comunicazione non venisse sfruttata anche a livello di web marketing. Quindi anche vedendo realmente i siti web di alcuni ristoranti, come la parte della colazione oppure i menu, le diverse e come vengono trattate appunto le diverse esigenze non siano valorizzate. O magari alcuni ristoranti che offrono dei menù tipici per celiaci non lo comunicano sul sito e insomma non valorizzano, no, una caratteristica che potrebbe essere fonte di nuovi clienti. Nuovi clienti, sì, di una nuova fascia di mercato. E per quanto riguarda l'unconventional breakfast, quindi abbiamo visto a colazione, abbiamo fatto un po' di interviste. Sì. Agli ospiti, piuttosto che abbiamo visto la disposizione dei prodotti, la comunicazione sul buffet. Di questa parte qui cosa ti ha colpito di più? Allora, sulla parte del breakfast sinceramente ero molto scettica riguardo alle domande direttamente al cliente. Non so, forse è una chiusura mentale quella di pensare che si dà fastidio, no, al cliente durante la colazione, magari domandandogli come va, cosa preferirebbero, come abbiamo fatto poi, cosa preferirebbero meno nel buffet, cosa migliorerebbero. Quindi su questo punto mi sono ricreduta molto e poi... Ti ha stupito stamattina, sì, questa cosa, queste mattine? Sì. Mi ha stupito molto, sì, perché non credevo, anzi l'hanno accolta molto bene, quindi il fatto di essere stati coinvolti, no, in questo progetto anche loro. Quindi usare un po' il cliente come anche uno strumento tra virgolette, insomma è un ottimo metodo e sicuramente anche dalla parte del cliente farlo sentire un po' a casa, cioè un'attenzione particolare. E sulla comunicazione sul buffet, di cosa ti ha colpito invece il fatto di capire cosa si potesse migliorare? Sì, sono piccole cose su cui uno non punta l'attenzione, però quando ci fai caso ovviamente tutta la parte delle etichette oppure dei dolci fatti in casa, magari non specificare gli ingredienti è un problema, nel senso che magari il cliente dopo non ha anche quell'imbarazzo a chiedere e quindi si blocca e magari non prova, no? Non prova nemmeno, quindi dice, si arrangia, no?
Per quanto riguarda, ultimissima cosa, la seconda regola d'oro, quindi la parte sulla formazione, quindi su tutto il personale, ovviamente abbiamo visto qui che c'era tutto lo staff, quindi non solo chi è in cucina, il cuoco, ma anche o il cameriere, ma anche chi si occupa della colazione, la reception, il titolare, insomma tutti quanti insieme, anche se è una struttura comunque piccolina, a carattere familiare. E che tipo di cambiamento hai visto in questi 3 giorni? Quindi all'inizio nessuno mi conosceva e quindi non sapevo di cosa si potesse trattare. Come le hai visti cambiare, insomma? Racconta un po' questo, la tua sensazione da esterna. Sì, la sensazione che ho avuto è all'inizio è vero, un po' di scetticismo, quindi sai, sì, credo, però non tutti si rendevano conto evidentemente della grandezza e dei numeri delle persone che hanno queste particolari esigenze. Quindi nel corso di tutta la formazione, quando poi Concetta ci ha mostrato i numeri, tutto è diventato più reale e quindi anche il loro approccio a questa nuova tematica è sicuramente stato più aperto, più disponibile. Anche inizialmente era disponibile, però nel corso delle giornate è aumentato ancora di più. E per quanto riguarda alcune tecniche usate, non so, tu hai visto costruire un primo step di menù vegano in 15 minuti praticamente. È una cosa che avevi mai visto e cosa ne hai pensato di queste comunque azioni o tecniche, esercizi che poi sono stati molto pratici alla fine, quindi non è stata solo teoria. Esatto, sì, è un metodo sicuramente efficace, veloce, immediato e a volte quando uno è sotto pressione, no, riesce a dare il meglio di sé. Quindi uno si pensa sempre, per creare un menù, no, ci voglia un sacco di tempo, combinare i piatti. È normale, quello che è stato la bozza di oggi è una bozza, quindi va revisionata, rivista, però comunque dare un'impronta è stata un'impronta immediata e spontanea, quindi... Che ha coinvolto comunque tutto il team. Ha coinvolto tutti e è un buon metodo, secondo me, anche da riutilizzare. A chi suggerisci questo percorso, Marina? A tutti gli albergatori che dovrebbero essere sensibili a queste tematiche, perché oggi come oggi il mondo del non convenzionale ormai è diventato quasi convenzionale, quindi se il nostro obiettivo è quello di accogliere come pretendiamo di non avere le competenze di accogliere, dobbiamo saper accogliere anche la parte legata a esigenze particolari che possono essere alimentari, ma anche disabilità e tutto il mondo degli ospiti non convenzionali. Quindi per me, che comunque vivo con questa tematica dell'accoglienza, è importante capire come posso accogliere tutti. E infine, che cosa ti porti a casa da questa esperienza? Quindi non so, 3 parole, aggettivi, come definiresti tutto questo e cosa ti ha portato? Allora, lo definirei sicuramente professionale, perché aiuta, sono state delle giornate che mi hanno aiutato a crescere sia personalmente che professionalmente, quindi anche la conoscenza è il primo step per dare delle soluzioni e poi dare delle risposte. Quindi se non partiamo con la conoscenza non si va da nessuna parte. E quindi la professionalità e anche la sensazione di benessere, di accoglienza e di casa che si vuol far raggiungere. Okay, quindi da 1 a 10 questa esperienza? Assolutamente 10. Quindi a livello anche professionale, nel momento in cui andrai, diciamo, a metterti nel mercato del lavoro, questo pensi che possa essere una carta in più a tuo favore? Beh,
Penso proprio di sì, cioè mi auguro che più che altro dall'altra parte sia compresa e valorizzata, sì, valorizzata al meglio. Grazie mille Marina, è stata gentilissima, grazie a te e a tutto l'istituto di Spoleto. Grazie a te. Ciao. Ciao.